Ciao ragazze, ciao a tutte. Allora, oggi vi insegnerò questi orecchini che ho chiamato aquilone. Li ho rifatti un'altra volta perché quelli che vi avevo fatto vedere nel video precedente li ho venduti e li avevo in mano, quindi è arrivata una cliente in negozio e me li ha comprati. Niente, è un mio modulo Cherie, incastonatura 14 mm Cherie, che vi metterò qui anche nell'info box, e con un paio di giri di perline in più. Qui c'è un errore. Qui devono essere tre le perline e la punta, qui due e una punta, quindi no, va nella terza, per cui la punta deve stare un po' in giù, per quello aquilone. Comunque, quando arriveremo qua, lo faremo insieme. Questo è sbagliato, logicamente, e toglierò via queste perline con le pinze e le andrò a rimettere al suo posto, ma questa è una cosa che farò per non rifarli tutti. E cosa ci serve? Ci serve un modulo Cherie incastonato. Io sto usando queste che sono delle perline opache, delle 110. Io sto usando questa colorazione oro e un pendente, una goccia, quello che volete. Io sto usando questo che è appunto una perla di vetro molto bella, sfaccettata, con due coppette, una lunga e una a fiore sotto, e sopra un cipollotto stesso, uguale. Ok, allora siamo arrivati qui, quindi vi rimando al mio video incastonatura Cherie 14 mm che troverete qui sotto nell'info box e usciamo comunque da un cipollato qua sotto. Adesso andiamo sotto col lago, è proprio il punto dove arriverete con il tutorial, eh? Incastonatura Cherie, perché c'è anche modulo Cherie che è un altro, che è questo aperto comunque. Adesso vi farò magari vedere nell'info box, mi metterò il video da consultare per arrivare qua. Ok, e qui andiamo a uscire da queste due rocaille. Siamo qui sotto e andiamo a inserire una rocaille, un cipollotto da 4 e una rocaille 110, che sono le stesse perline che avete utilizzato per fare il modulo. Non cambia niente. Entriamo nelle due cipollotti successivi. Lo facciamo per 4 volte. Quindi di nuovo una rocaille, cipollotto da 4 mm. Una rocaille. Entriamo, cioè siamo usciti da qui, entriamo nei due cipollotti successivi. Quindi fra i due cipollotti dobbiamo inserire questa sequenza. Un attimo che andiamo dentro. Ok, e lo facciamo per altre 2 volte, quindi devono venire così due perline all'infuori, sporgenti. Di nuovo cipollotto, rocaille 11, cipollotto rocaille 11 e siamo usciti da qua, entriamo nei due cipollotti successivi. Un po' di abbassamento di voce perché ho preso freddo. Bene. Sempre stata in casa, però ho preso freddo. L'unica volta che sono uscita. Ok, di nuovo. Ok. Cipollotto. Ok. Entriamo nei due cipollotti successivi. E l'abbiamo fatto per 4 volte. Deve tornare. Ok, a questo punto siamo qua sopra, entriamo in questa rocaille, questa di questo gruppetto da 3, inseriamo 6 rocaille 11 0 ed entriamo nella rocaille. Qui il giro successivo, da lì a lì deve venire questo archetto di 6 e sarà dove andremo ad attaccare la monachella. A questo punto saliamo per le due successive ed entriamo anche nella rocaille che abbiamo inserito nell'archetto di prima e nel cipollotto. Fin qua, niente di che. Poi,
4 cipollotti. Questi sono orecchini proprio per principianti, quindi lo dico, se siete principianti provate perché riuscirete a farli benissimo. Quindi filo troppo lungo, ok. Siamo usciti da qui, ne mettiamo sul lago 7. 4, 5 e 7 ed entriamo nel cipollotto successivo. Parlo piano perché mio figlio è appena andato a letto, non vorrei che si alzasse e mi dicesse: senti, i tuoi tutorial. È l'una di notte, ve lo dico, è l'una di notte. 4 ed entriamo qui e fin qua tutto bene. Abbiamo fatto i nostri tre archetti sotto, 4, 7, 4, ok? Entriamo anche nella locale ultima, negli ultimi due cipollotti e nell'altra locale. Qui ho fatto qualcosa che non va, ok? Filo che si è incastrato benissimo. Poi di nylon è tutto che non si vede niente, al filo è sempre da 18, è sempre quello che uso io, sapete. Ormai non ve lo dico neanche più. Povere donne, anche voi, ma perché? Ok. Entriamo di nuovo nel nostro archetto da 6, sempre senza lasciare il filo chissà dove. Entriamo qua, entriamo anche nella locale sotto. E nei due cipollotti, adesso ci arriviamo. Ok, entriamo qui nei due cipollotti. E qui attenzione perché dobbiamo fare quella cosa che vi ho detto prima. Qui è errato, e qui questo che va bene. Quindi entriamo nei due cipollotti, entriamo nella locale e ci ritroviamo di nuovo di fronte il nostro gruppetto da 4 più le 2 di congiunzione. Quindi entriamo nella perlina di congiunzione, nell'altra perlina, 2 e 3. Così, nelle prime 3. E mettiamo 3, 11, 0. Vederle a quest'ora è un'impresa, ok. 3 e ne andiamo negli altri tre cipollotti, usciamo. E qui si formerà una puntina, un picot. Proprio se non ci vanno, le mettiamo un po' a posto con l'ago e tiriamo. Deve proprio venire una punta. Siamo qui con l'ago, in quella di congiunzione, saliamo e andiamo nelle prime 4. Ok? 4. Quindi avremo questa centrale, 3, 3 e le 2 di congiunzione. Quindi uscendo qui mettiamo 6 perline locale 11 0 3 4 5 e una 6 e entriamo dalla parte opposta, tiriamo bene il filo, entriamo di nuovo nel cappietto che abbiamo appena fatto, è lì che dobbiamo andare poi a mettere il nostro pendente, la nostra goccia, sempre se la vogliamo mettere, se no facciamo solamente queste e basta, giusto per. Ok, entriamo anche nell'ultima. Di nuovo un'altra volta. Ok, fuori. Siamo passati 3 volte. Facciamo così, arriviamo sempre alla nostra perlina qua di congiunzione. Qua, scusate, ho avuto un'interruzione e
Allora, dicevamo qua, congiunzione 1, 2 e 3, dobbiamo lasciarne 3 qua sopra, come ne abbiamo lasciate 3 dall'altra parte. Usciamo da questa e mettiamo 3 perline sul lago, 11, 0, 2, 3, ecco, e entriamo in queste ultime 3. Adesso va bene. Ok, entriamo anche nella 11.0 sottostante, nelle altre due. Non ce la farò mai, niente, facciamo bene un passo alla volta, ok? Ok. E anche questo è fatto. A questo punto giriamo col lago in tutte le perline del giro, per rinforzare un po' la lavorazione e rendere il tutto più stabile. Come vi ho detto, non erano niente di particolarmente complesso. Io il filo di nylon lo sto studiando con tutte le mie forze. Oggi proprio non me ne va dritta una, ok? Questo video l'ho già girato 3 volte. Erano le 11 e l'1 e 20. E domani devo aprire il negozio, benissimo, alle 9. Quindi sono entrata qui, entro dentro tutte le perline del giro, comprese queste, 6. E vado a stabilizzare il tutto. Poi farò qualche nodo, come ben sapete, e giro intorno. Oggi veramente non era serata, eh? Ok, entriamo in tutte, fuorché nell'archetto sotto perché ci siamo già passati tante volte, però qui per esempio entriamo qui anche nella puntina direttamente, quindi da 3, nelle 3 locali, andiamo giù in questa che la dobbiamo prendere dall'altra parte, entriamo su. In questa, se tralasciamo il giretto che abbiamo fatto di perline, andiamo su direttamente in questa, direttamente in queste due, nelle 3 locali, una, due, nella terza e in queste 3 e in questa qui. Ok, a questo punto tiriamo il nostro filo, andiamo qui sotto, prendiamo il nostro, la locale che non c'entrava niente, prendiamo il nostro filo, facciamo un'anellina e ci entriamo dentro, tiriamo, chiudiamo di nuovo dentro. Poi teniamo la nostra anellina e entriamo qua. A questo punto è ben saldo e abbiamo finito anche il secondo orecchino. Poi tagliamo via il filo in eccesso. Quindi apriamo la nostra goccina pendente, andiamo ad attaccarla qua sotto. La chiusura sempre dalla parte dietro, chiudiamo così, ok, cerchiamo di chiudere il meglio possibile, ok, perché poi non si dovrà più muovere. Ecco qui i nostri aquiloni, dopo andrò a prendere un'altra monachella come questa e la andrò ad attaccare.
orecchini aquilone. Logicamente potete cambiare colore, potete sbizzarrirvi un po' con le gocce, però credo che sia un modulino carino anche per l'estate, boh. Mi sembrava abbastanza carino. Qui logicamente c'è l'errore, vedete che qui la punta sta più su. Se la volete più su, entrate nella seconda, non c'è nessuno che ve lo vieta, però in giù così ha una forma un po' più allungata, secondo me sta anche meglio. Questi erano gli orecchini super semplici. Io vi saluto, vi ringrazio sempre per l'affetto che mi dimostrate ogni giorno, perché ogni tanto leggo dei vostri commenti, veramente sono veramente bellissimi. Se volete iscrivervi al mio canale, appunto, iscrivetevi. Mettete anche il campanellino, così ogni volta che pubblicherò un video lo vedrete, vedete la notifica. Se volete iscrivervi a un gruppo di creative Cinzia Grandi Fans Club, iscrivetevi pure e condividete con le altre creative gli altri vostri lavori. Se vi è piaciuto il video, un pollice su. Se non vi è piaciuto, pazienza, faccio sempre del mio meglio. Sono è 1:30 e a quest'ora io me ne vado a letto. Ciao, ciao, Aquilone, fammi sognare.